Benvenuti, benvenute a questo sesto appuntamento dei webinar del Pipe. Questo è il nostro ultimo appuntamento per quest'anno, per il 2022, e siamo molto felici di avere con noi Giacinto De Vivo, che è qui per parlarci finalmente di paleontologia degli invertebrati. Ora, Giacinto ha un curriculum variegato, è stato sia uno studente di paleobiologia a Bristol che uno studente di biologia evoluzionistica a Bologna e quindi poi nel corso della sua storia di ricerca si è occupato di entrambe le cose e ci parlerà quindi all'inizio della sua ricerca sugli invertebrati del Cambiano e poi quindi come da questo si è mosso fino ad arrivare allo studio dell'evoluzione dei geni di polpi e di molti altri animali. Quindi io vi auguro un buon ascolto e vi lascio a Giacinto. Salve, grazie per essere qui. Direi che possiamo iniziare a condividere la presentazione, giusto? Credo di sì. Ok, penso la vedete tutti quanti, spero. Non ho un feedback. Ok, penso, ok, perfetto, la vedo. Ok. Allora, come ha già accennato, diciamo, la mia presentazione sarà un po' un fritto misto di pesce, perché è tutto in relazione col mare, un cuoppo napoletano, visto che sto a Napoli. E sarà praticamente l'integrazione tra, diciamo, gli studi, diciamo, dei fossili classici e poi, con poi gli approcci molecolare della biologia molecolare per riuscire a capire e ricostruire l'evoluzione degli animali nel mio caso. Prima di iniziare vorrei un po' parlare del mio PhD project. In questo caso si parla di capire come differenti specie di polpi si sono adattate a vivere in differenti ambienti, per esempio mare profondo e mare superficiale, oppure ambiente notturno, ambiente diurno, e questo concentrandoci sostanzialmente su quelli che sono i geni della visione, cioè le opsine, di cui parlerò dopo. Il mio PhD al momento è supervisionato da Salvatore Daniello, che è il mio principal investigator, Fabio Crocetta e Raffaele Zardoio. Questo invece è quello di cui parlerò, quindi ci muoveremo un po' nel Cambriano e Giacariano. Quindi parleremo appunto delle appendici, della ricostruzione delle appendici degli anomalocaridi e di come attraverso questo ha potuto capire come questi animali avevano differenti partizioni di nicchia. E dopo ci muoveremo invece sulle opsine, sui geni della visione, in un particolare gruppo, i lofotrocozoi, che sono molluschi, platelminti, sono un grande gruppo di invertebrati, per capire l'origine della visione. Poi ritorneremo, diciamo, alla paleontologia, perché i lofotrocozoi hanno qualcosa da insegnarci, e la paleontologia ha qualcosa da insegnare alla biologia molecolare, come vedremo successivamente. Quindi iniziamo con la prima tematica, è la prima cosa che ho fatto paleontologica, quindi la ricostruzione delle appendici delle radiodonti, degli anomalocaridi. Quindi cosa sono i radiodonti? Sono i primi grandi predatori del Cambriano, nettonici ovviamente, perché altrimenti ci sono trilobiti che sono belle grossi anche. E il loro record fossile si estende appunto nel Cambriano, si sono estinti circa nel Devoniano, l'ultimo esemplare ritrovato, Cinderanes, risale da lì. E no, oggigiorno. Cioè, ovviamente loro sono sostanzialmente il sister group di quelli che sono gli artropodi moderni. Quindi sono anche, diciamo, hanno anche una loro importanza evolutiva per capire come gli artropodi moderni si sono evoluti. Similmente, gli artropodi moderni presentano particolari caratteristiche.
In particolare presentano delle aree del corpo che sono sclerificate. Infatti, mentre gli artropodi moderni hanno tutto il corpo che è sclerificato, segmentato, diciamo, in questo caso noi abbiamo soltanto quelle che sono gli appendici, quelli che l'apparato boccale e lo scudo cefalico che presenta appunto sclerificazione, presenta un guscio, un esoscheletro, diciamo. Mentre tutto il resto del corpo è, diciamo, soft. Ovviamente le monocari erano, come ho già detto, erano grandi predatori, e questo ovviamente si può notare dal fatto che avevano degli occhi, molto complessi. Il tema degli occhi nel Cambriano ritorna sempre. E poi avevano anche un corpo molto agile, come potete vedere, con questi natatori flaps che gli permettevano appunto di raggiungere velocemente le prede. Ovviamente, se noi andiamo a vedere, diciamo, già nel Cambriano praticamente, la varietà di appendici di radiodonti che troviamo nel fossil record è straordinaria, abbiamo un sacco di forme. E questo praticamente dimostra che c'è stata una radiazione adattativa già nei primi stage di questo periodo. E quindi noi abbiamo voluto investigare questa radiazione adattativa e come, ricostruendo questi appendici digitalmente e capendo praticamente come si potevano muovere. Allora, questa è più o meno un appendice di un radiodonte. Abbiamo sostanzialmente quelli che sono vari pezzi, cioè podomeri. E ogni podomero è articolato attraverso questo piccolo joint qui, ok? E poi tra due podomeri, che sono appunto le parti sclerificate, abbiamo una parte molle che si chiama membrana artroidale. Poi abbiamo altre ulteriori parti che sono appunto le spine ventrali, e poi abbiamo anche delle spine ausiliari, ma quelle più importanti sono appunto le spine ventrali. Attraverso le spine ventrali ne possiamo distinguere differenti morfologie di appendici radiodonti. Abbiamo una monocaris-like, che ha praticamente due spine ventrali, Hurdia-like, con una sola spina ventrale molto allungata per podomero, ovviamente, e invece a Plectoblelua-like, che ha praticamente una spina ventrale estremamente, o in dite, estremamente lunga, che fa praticamente questo chela shape, questa silhouette a chela. Ora, lo scopo della ricerca che avevo fatto era praticamente quella di ricostruire le differenti appendici, e noi ci siamo praticamente concentrati sulle specie che erano presenti a Barge Shale, che sono appunto Romulocaris canadensis, Petoiana tosti, Amplectobelua stefanensis e Hurdia victoria. Ora non vi sto, diciamo, a tediare con il modo in cui abbiamo fatto la ricostruzione. Sostanzialmente abbiamo preso varie misure, calcolato l'average delle varie misure, poi abbiamo trovato praticamente quella che era un'appendice di anomalocaride che preservava non solo ottimi dettagli anatomici, ma anche ma era anche vicina alle misure medie che abbiamo misurato, che abbiamo preso. E da qui abbiamo iniziato la ricostruzione del modello partendo da un disegno del fossile. Poi sostanzialmente noi siamo stati in grado di articolare questo modello perché questa cosa è stata fatta su Blender, che è un programma praticamente di animazione, e questo ci permette appunto di assegnare al nostro modello degli articoli che sono appunto detti Bones in Blender, e tutti gli articoli formano quella che è chiamata un'armatura. Muovendo i vari articoli, noi possiamo sostanzialmente muovere l'appendice, e ovviamente l'articolazione tra le varie bones è sostanzialmente collocata dove si trova l'articulating joint. Tutto qui. Questo è ovviamente il primo risultato. In realtà l'anomalocaris canadensis è stato più che un risultato, è stato quasi un caso studio, perché volevamo appunto capire, volevamo testare il nostro metodo. Quindi questa è l'appendice dell'anomalocaris canadensis ricostruita.
come potete vedere, l'appendice della molaris canadensis ha un alto livello di destrezza. Praticamente può flettere con una flessione totale di 213 gradi e poi oltretutto ha un punto di articolazione veramente alto. Quindi vuol dire che l'appendice era molto, molto, diciamo, poteva essere utilizzata molto, in inglese direi dexterous, era molto, come posso dire, agile. E ovviamente era capace anche di afferrare una preda. Però la cosa interessante è che per quanto riguarda la flessione ventrale, che gli anomalocari come anomalocaris canadensis si mostrano per la maggior parte, noi praticamente abbiamo che ogni podomero poteva entrare all'interno di un altro, in quello che viene praticamente chiamato telescoping. È una cosa che hanno anche i moderni artropodi, e questo può essere facilmente dimostrato perché se pieghiamo l'appendice in modo tale che tutti i podomeri vengano a toccarsi, quindi utilizzando come limite la membrana astroidale, noi praticamente vediamo che l'appendice non chiude come chiude nel fossile qui riportato, mentre quando noi mettiamo in contatto le spine, quindi potrebbero essere le spine il limite della flessione. Noi praticamente vediamo come l'appendice ricalca ciò che abbiamo anche nel fossil record. Questa è una ricostruzione di come Anomalocaris poteva catturare una preda, che in questo caso è una preda che noi stimiamo fosse grande in diametro, dobbiamo ricordarcelo, 5 centimetri. Quindi praticamente probabilmente era più lunga che spessa. Quindi era un animale probabilmente che poteva nuotare abbastanza agilmente. La preda e anche Romulocaris. Invece, per quanto riguarda gli urdidi, noi abbiamo praticamente le appendici che sono quasi sempre invece chiuse sul lato diciamo ventrale, ed è invece noi quello che possiamo calcolare al contrario è di Anomalocaris è praticamente l'estensione. E noi possiamo vedere come le due specie di urdidi presenti a Burgess Shale hanno, ok, sì, una simile altezza per quanto riguarda il punto di articolazione, però una, quella di Petoia, era molto, molto, molto più agile, più dexterous, perdonatemi per questo termine, però aveva molto più destrezza rispetto a quella di Hurdia. E oltretutto c'è anche una differenza dimensionale. Quelle di Petoia sono grandi circa 10 centimetri come appendici, e quelle di Hurdia erano grandi circa 3 centimetri. Il problema però è che l'appendice non poteva sostanzialmente semplicemente afferrare una preda, una singola appendice, come magari poteva fare quella di Anomalocaris. E probabilmente le prede erano catturate utilizzando tutte e due gli appendici, come possiamo appunto vedere nella ricostruzione. Però questo significa che l'intera appendice poteva essere utilizzata per catturare la preda, e quindi le prede erano sostanzialmente comparativamente più grosse in diametro, quindi erano più spesse, diciamo, rispetto a quelle che poteva catturare Anomalocaris. Invece, per quanto riguarda Amplectobelua, in questo caso, come Anomalocaris, noi possiamo calcolare invece il grado di flessione, non di estensione, che era un totale di 40 gradi più o meno, era veramente poco, però questo gli permetteva comunque di fare un movimento a chela, che lo rendeva in grado appunto di catturare piccole prede anche abbastanza agilmente alla fine. Noi non crediamo che Amplectobelua fosse in grado di generare tipo una crushing force, cioè una forza di schiacciamento come potrebbe essere quella di un granchio, per esempio, perché il fatto che era multiarticolare poteva praticamente indebolire la struttura dell'appendice, quindi magari a livello dei punti di articolazione si poteva appunto rompere. Quindi pensiamo più che sia qualcosa per catturare in maniera precisa o staccare, per esempio, brandelli di carcasse.
E questa è un Black to Belue che si mangia la sua preda. L'appendice del Black to Belue è anche relativamente piccola, è grande quasi quanto quella di Urdia, quindi le prede erano veramente piccole, quasi massimo di 2 centimetri in diametro. E poi abbiamo anche in realtà un jolly che abbiamo voluto studiare, è l'appendice di Cambro Raster, perché praticamente gli autori dissero quando lo studiarono che Cambro Raster era un sediment shifter. C'era uno di quegli animali praticamente che metteva le sue appendici nel sedimento e iniziava a setacciarlo in modo tale poi da praticamente mangiarsi tutto quello che c'era, che era più grande della distanza tra delle spine ausiliari che vediamo qui. Però questa cosa non ci ha mai convinto in realtà, e noi praticamente invece abbiamo supportato che Cambro Raster fosse un filter feeder. E questo è anche dimostrato dal fatto che ricostruendo l'appendice, noi praticamente vediamo come questa fosse in grado di costruire effettivamente un feeding basket, e quindi l'animale poteva semplicemente camminare in avanti e filtrare. E la cosa interessante però è che questa osservazione può anche essere estesa a altri filter feeder, perché alcuni radiotanti hanno addirittura evoluto il filter feeder, come per esempio gli squali hanno fatto con gli squali elefante, gli squali balena. E qui appunto, infatti, noi abbiamo un appendice di Aegirocassis che è riconosciuto come filter feeder. Vi ricordo se addirittura raggiungeva la dimensione di 3 metri. E qui ho un appendice che in realtà ho acquistato, che praticamente mostra, non so se potete vedere bene gli enditi, in questo caso le spine ventrali, mostra praticamente, questo invece è il corpo dell'appendice, qui ci sono altre spine ventrali, però queste sono le spine ventrali relative a questo appendice qui. Come potete vedere, mostra esattamente quello che poi abbiamo praticamente visto in Cambro Raster. Quindi praticamente probabilmente anche Echinocassis si filtrava creando questa sottospecie di basket, e non semplicemente tenendo gli appendici parallelamente alla direzione in cui nuotava. Invece, ritornando a, diciamo, ai radiodonti più ai predatori, noi abbiamo appunto visto come c'è una differenza di nicchie ecologiche, con Aegirocassis capace di catturare prede che probabilmente erano più agili e più piccole in diametro, quindi più lunghe che spesse. Mentre probabilmente Pretoia era un predatore di animali bentonici, meno agili, e similmente anche a Urdia. La differenza risiede appunto nella dimensione della preda, mentre Plectobelua aveva una sua nicchia specializzata dove andava a predare prede più piccole, oppure proprio si andava proprio a mangiare le carcasse. Questo ovviamente non lo posso dire con certezza al momento. La cosa comunque interessante è che, appunto, vedendo questa cosa, noi vediamo come c'è effettivamente una distinta partizione di nicchia tra le varie specie. Adesso invece ci muoviamo sul lato molecolare. Perché? Perché ovviamente i radiodonti possono essere osservati in questo modo, però sempre a Bristol, quando studiavo, hanno fatto questo studio in cui praticamente loro ricostruiscono quelle che sono i geni della visione degli anomalocaridi, facendo praticamente un confronto tra i moderni, tra gli organismi moderni. Quindi praticamente loro vedono come c'è stato un aumento del numero di opsine dall'antenato. Di quelli che sono gli artropodi agli artropodi moderni, e si vede appunto come proprio quando questa predazione stava iniziando, questo comportamento predatorio stava iniziando, e quando l'esplosione cambriana aveva preso atto, praticamente il numero di opsine iniziò a aumentare da una a due a tre, sino a poi appunto arrivare ai moderni artropodi che ne hanno quattro. Quindi i radiodonti, loro ossimano, potevano avere dalle due ai tre tipi di opsine differenti, che ovviamente avendo differenti geni della visione, tu puoi sostanzialmente discriminare, servono sostanzialmente a discriminare il colore. Questa è una cosa che dovrei specificare.
Adesso, ovviamente, noi in realtà abbiamo fatto quasi la stessa cosa, un po' diversa, perché loro a Bristol hanno fatto questa cosa per quanto riguarda l'ictisozoi e concentrandosi solo sulle opsine della visione, mentre noi praticamente l'abbiamo fatta su tutte le opsine, quindi su tutti i geni che possono fare fotorecezione, e l'abbiamo fatto sul sister group di quelli che sono gli ictisozoi, cioè i lofotropozoi. Ora, questo è giusto un accenno su cosa sono i lofotropozoi. Sono animali estremamente importanti perché sono distribuiti ovunque, sono parassiti, quindi hanno anche un'importanza medica. Noi ce li mangiamo, i polpi ce li mangiamo, hanno, ovviamente sono predatori del loro ambiente, hanno anche un'importanza appunto nell'agricoltura. E anche ovviamente ecologica, e praticamente hanno occupato tutte le nicchie, sono estremamente diversificati. Quindi noi abbiamo praticamente i patelminti, i priozoi, i molluschi, gli anellidi e così via all'interno di questo gruppo. E noi appunto dei lofotrocozoi abbiamo studiato quelle che sono le opsine, cioè le principali molecole fotorecettrici degli animali. Ora non mi sto a tediare con gli elementi di biologia molecolare, però quello che vi basti sapere è che questa è una molecola che si va a mettere tra la membrana cellulare e lega un'altra molecola, che sostanzialmente il retinale, è un derivato della vitamina A, ed è praticamente questo legame con il retinale che permette la fotorecezione. Perché quando diciamo, un fotone colpisce il retinale, questo cambia configurazione da 11 cis a tutto trans, e questo praticamente permette, e questo fa modificare la struttura dell'opsina a sua volta, che va a poi ad attivare tutta una segnale in cascata, quindi una cascata segnaletica. Che poi si trasforma sostanzialmente in risposta nervosa, quindi nella visione o comunque sia nella percezione della luce. La cosa interessante è che il legame, il sito di legame è questo particolare punto qui, che sarebbe la lisina 296. E diciamo che questa è una delle cose che abbiamo fatto differentemente dagli altri studi, cioè mentre tutti gli altri studi, quando studiano le opsine, cercano questo sito, cioè loro praticamente fanno una ricerca blast, sostanzialmente loro vedono tutte le proteine che assomigliano a una molecola, a un'opsina, appunto, e poi cercano quella che ha questo sito, perché se non ce l'ha, dicono, non è fotorecettrice. Noi abbiamo in realtà fatto qualcosa di un po' più diverso, cioè abbiamo utilizzato un approccio che ci permette di trovare opsine che magari l'hanno persa questa molecola, questo sito, perché la fotorecezione potrebbe, perché può essere che il retinale si vada a legare in altri siti, non per forza in questo, quindi un'opsina che si è andata a modificare. Oppure semplicemente abbiamo che la funzione fotorecettrice è stata persa, e questo è estremamente interessante perché le opsine sono chemorecettori in realtà, e quindi possono evolvere nuovamente altre funzioni senza aver bisogno di essere di essere utilizzate per la visione. Comunque, per studiare tutte le opsine che sono presenti in tutti i lofotropozoi non è una cosa semplice. Ci siamo ovviamente basati sullo studio dei genomi, che sono stati praticamente, dai genomi abbiamo praticamente estratto tutte le proteine che erano presenti all'interno di questi genomi di vari gruppi di lofotropozoi. E poi abbiamo praticamente utilizzato questi proteinomi per fare due cose. Numero uno, calcolare quello che è l'albero delle specie, e l'altro invece parallelamente è stato quello di calcolare l'albero dei geni, cioè delle opsine. Abbiamo fatto praticamente un'analisi filogenetica che poi è stata riconciliata, quindi noi praticamente sappiamo
Sappiamo, per esempio, quando c'è stato un evento di duplicazione dell'opsina all'interno all'interno dell'albero delle specie. Qui non vi sto a tediare, vi ho già spiegato il metodo che abbiamo utilizzato, cioè, vi ho già spiegato che abbiamo praticamente utilizzato un metodo per prendere sequenze che hanno anche perso questa lisina. Però vi voglio far vedere i risultati. Perdonatemi, qua è molta biologia, biologia molecolare, anche se la filogenesi è molto correlata con la paleontologia. E qua abbiamo veramente una cosa interessante, cioè prima di tutto, vabbè, queste sono le varie relazioni tra le opsine. Io inizierò, giusto, vi darò appunto un accenno su cosa sono. Cioè abbiamo praticamente questo gruppo di opsine qui, che sono le opsine rabdomeriche, o meglio, sono le opsine che molti invertebrati hanno praticamente utilizzato per vedere, per i loro occhi. I polpi, per esempio, hanno all'interno dei loro fotorecettori degli occhi, ovviamente, opsine rabdomeriche. Poi abbiamo invece questo gruppo qua, che sono le opsine ciliari, che sono quelle che noi utilizziamo, quelle che sono presenti all'interno dei coni e dei bastoncelli. Poi c'è questo gruppo qua di xenopsine, che sono un gruppo di opsine praticamente ciliari, che in realtà sono all'interno anche degli occhi dei polpi. Questo lo so adesso ed è molto interessante come cosa. E poi abbiamo questo altro gruppo qui, che sostanzialmente sono opsine estremamente specializzate. Quello che fanno sostanzialmente è ristabilire la configurazione del retinale, quindi, oppure hanno anche altri tipi di funzioni, dipende da dipende da molti fattori. Purtroppo non sono ben sempre. Ovviamente questo è l'albero, poi un'altra cosa interessante è stato il fatto che abbiamo scoperto come, utilizzando quel metodo che elimina, scusate, che prende anche molecole simili alle opsine, però che mancano di questo sito di legame del retinale. Abbiamo scoperto praticamente queste molecole per la prima volta all'interno dei bilateri, quindi che non si conoscevano, che sono sostanzialmente le protopsine, quindi sono qualcosa che ricordano molto le opsine, sono delle molecole probabilmente chemorecettrici, e da qualcosa di simile probabilmente le opsine poi si sono andate evolute, e queste nell'eucotropozoo sono probabilmente rimaste, sono state poi conservate, quindi siamo riusciti a trovarle. Però la cosa interessante in realtà, che vi può più interessare, è praticamente quando abbiamo fatto poi la riconciliazione, cioè quando abbiamo cercato di capire l'antenato comune di tutti i lofotrocozoi, che cavolo aveva. E considerando che l'antenato comune dei lofotrocozoi era un animale che viveva nel Cambriano, scusate, nell'Edeacariano, quindi è molto antico. Come potete vedere, possedeva un sacco di opsine l'antenato comune dei lofotrocozoi. E la cosa interessante è che, secondo me, ma secondo praticamente quasi tutti, nemmeno ci vedeva, cioè non aveva degli occhi per vederci, o probabilmente questi occhi erano estremamente semplici. Quindi uno si può domandare: ma perché ci sono tutte queste opsine? Beh, questo perché in realtà non tutte le opsine sono appunto utilizzate per vedere, solo alcune sono utilizzate per vedere. E anzi, la cosa interessante che dovete vedere da questo grafico è il fatto che all'interno dei molluschi sono proprio i polpi quelli che hanno il minor numero di opsine. Questo perché? Perché i polpi hanno degli occhi estremamente complessi, e avendo degli occhi estremamente complessi e avendo anche un cervello estremamente complesso, possono sostanzialmente elaborare le informazioni che hanno, che ottengono semplicemente dagli occhi, e quindi le informazioni visive, similmente a come facciamo noi. Mentre magari un animale più semplice, e soprattutto con una fase larvale, quindi che magari non ha un sistema nervoso complesso, ha magari solo dei semplici ocelli, dei semplici
dei semplici fotorecettori, in quel caso avere un numero enorme di opsine può invece aiutare a integrare l'informazione. Poi va bene, abbiamo anche altri casi di perdita di opsine, ovviamente per esempio i briozoi e i foronidi sono animali praticamente sessili, non necessitano di tantissime opsine, magari solo per il stadio larvale una bassa e avanza. I platelminti, per molti ovviamente hanno perso molte opsine. Nel caso dei trematodi dei cestodi, cioè dei parassiti, si può immaginare il perché. E poi ci sono anche gruppi, per esempio quelli che vivono proprio nelle profondità oceaniche, che non hanno completamente perse le opsine. Quindi, diciamo, dipende molto anche dall'ambiente in cui si vive e dal ciclo vitale. Però una cosa interessante c'è queste xenopsine qui, che abbiamo detto sono sister delle cheopsin, delle opsine ciliari, quelle che abbiamo noi vertebrati, sono ben presenti nel protrocozoi. E come ho detto, sono nell'occhio dei polpi, le stanno trovando un po' in altri gruppi, nei briozoi sono le uniche opsine presenti. Diciamo, non si sa esattamente al momento cosa fanno. E come in realtà molte opsine dello protocozoi. E questo ci porta poi nella seconda parte, dove ci riconnettiamo di nuovo alla paleobiologia. Perché? Perché, come ho detto, ci sono le opsine rabdomeriche che sono state cooptate nell'occhio dei polpi. Ci sono gli altri, anche degli artropodi. Ci sono le opsine ciliari che sono state prese nell'occhio, sono utilizzate negli occhi dei vertebrati. E poi ci sono queste xenopsin che potrebbero essere utilizzate negli occhi probabilmente forse di un organismo estinto, non lo sappiamo. Perché dico questo? Perché si parla del sister dei lofotropozoi, sono appunto questo gruppo qui, i gnatiferi, sono un gruppo adesso di specie praticamente planctoniche, cioè abbiamo che ne so, i rotiferi, abbiamo i chetoniati, tutti gli animali che noi troviamo nel plancton, nelle pozze d'acqua, microscopici, con questo apparato boccale particolare, oppure che hanno sviluppato queste chete, nel caso dei chetoniati, con cui appunto catturano le prede. E poco si conosce poco si conosce delle opsine degli gnatiferi. Le uniche opsine degli gnatiferi che conosciamo sono quelle dei chetoniati, e guarda caso sono delle xenopsine, e si esprimono proprio negli occhi, e sono le uniche opsine, oltretutto, conosciute insieme alle peropsine, che però si esprimono nel sistema nervoso in questo caso. E al momento appunto i chetognati sono animali molto semplici, hanno semplici hanno delle semplici pigmented cap, cioè hanno degli occhi semplicemente pigmentati, delle coppette pigmentate con cui loro vedono e probabilmente percepiscono le prede. E poi sono animali anche molto piccoli. Qui vi introduco un attimo all'anatomia di un chetognato, ma quello che dovete sapere è appunto il fatto che posseggono questo ganglio ventrale ben sviluppato, poi vi spiegherò il perché, ed hanno anche un'anatomia molto particolare, qui non si vede, ma hanno anche dei muscoli trasversali, ora vedremo meglio. Ecco. Allora, i chetognati adesso sono così. Ok, sono così. Però i chetognati o gli gnatiferi erano un po' più grossi nel Cambriano. Questa mischivia non è enorme, è un chetoniato o un gnatifero antico. Noi sappiamo sicuramente che era un gnatifero per appunto la conservazione delle giose, delle mascelle, di questo apparato boccale particolare, che sicuramente lo portano i gnatiferi. Ma noi abbiamo anche la presenza di chetoniati nel Cambriano, come per esempio Capinatator, che è molto grande come animale,
raggiunge sino i 20 centimetri, quindi è ovviamente è palesemente un chetoniato questo, perché ha queste chete particolari. Però alla fine, non è, cioè, ok, questo è un chetoniato perché c'è delle chete, questo probabilmente è un natifero, però l'antenato dei chetoniati non è detto necessariamente che aveva le chete. Gli stem chetoniati, come Stegosaurus, ha le placche dermiche, gli uccelli hanno le piume, non è detto che aveva le chete. E quindi si ritorna a questo punto a un fossile che è stato descritto sempre dall'Università di Bristol, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Polare del Corea. Questo viene da Sirius Passet, praticamente, quindi deserto gelato. E come potete vedere, praticamente questo animale presenta questo apparato masticatorio simile a quello di Amischivia, però purtroppo qui posso utilizzare solamente le immagini diciamo, che sono state pubblicate su siti, perché questo lavoro non è ancora stato pubblicato e non potete apprezzarlo benissimo. Però abbiamo anche la presenza del ganglio ventrale dei chetoniati, che sta appunto a significare che questi animali erano probabilmente chetoniati. E loro l'hanno chiamato timore bestia, un timore bestia, un uomo un po' da rapper, un po' da carta di Yu-Gi-Oh! Perché questo animale era un predatore grande del Cambriano, di circa 30 centimetri, ovviamente grande relativamente al periodo Cambriano, adesso sarebbe un pescetto, però insomma. E questo, io ho partecipato a questo studio, ho fatto sostanzialmente attraverso le mie skill in Blender, e questa è stata la ricostruzione che abbiamo fatto dell'animale. Quindi, come potete vedere, ha un intestino sviluppato in tutta la lunghezza del corpo, a differenza dei moderni chetoniati, ha questo ganglio ventrale estremamente sviluppato, ha questo set di muscoli longitudinali e trasversali molto molto sviluppato, e poi ovviamente l'apparato masticatore tipico degli natiferi, che è composto praticamente da tre elementi, uno più basale e due invece dossali, uno più ventrale e uno più dossale. E questo è un predatore molto grosso. Qui non riusciamo tanto a vedere gli occhi in questo esemplare, però c'è un altro animale, sempre che deve essere descritto, sempre imparentato probabilmente con i chetoniati, anzi questo è molto ancora, cioè, ancora più convincente, che presenta in realtà degli occhi complessi, sempre di Sirius Passet. Ma io non ho bisogno di prendere roba non pubblicata per dire che gli antenati dei chetoniati avevano occhi complessi. Perché? Perché noi abbiamo questo, Nectocaris. Nectocaris è stato descritto come se fosse un cefalopode, è un po' un'interpretazione che lascia un po' il tempo che trova, anche perché non ha delle caratteristiche proprio da cefalopode, ha un po' questo tubo, ma è un animale che non si sposa nemmeno tanto col fossile dei cefalopodi, che all'epoca nel Cambriano possedevano un guscio, oltretutto. Non mostra solamente due antenne, non due tentacoli e quattro braccia, come per esempio i cefalopodi. Quindi, insomma, lascia un po' il tempo che trova come interpretazione. Però, come potete vedere, alla luce di Timore Bestia, possiamo vedere appunto probabili due ventral ganglion. Queste spine sono anche presenti appunto in Timore Bestia, queste spine dei raggi delle pinne, ma la cosa interessante sono gli occhi, cioè ha due occhi, è palese che abbia occhi complessi, e che probabilmente questo, appunto, come ho appena accennato, poteva essere un chetoniato. E quindi gli antenati dei chetoniati avevano gli occhi complessi, e questo ci fa porre tante domande, e ci fa anche capire perché dobbiamo anche studiare le opsine nei natiferi. Perché? Perché prima di tutto possiamo studiare il genoma dei cognati e cercare di capire se c'è effettivamente evidenza di semplificazione degli occhi. Come seconda cosa, appunto la domanda: ma le xenopsine che adesso troviamo negli occhi dei chetoniati sono qualcosa che è rimasto da un antenato che è effettivamente
utilizzavano le xenopsine invece degli altri due gruppi come principale pigmento visivo, o potrebbe essere che queste che avevano degli occhi di tipo rabdomerico con la xenopsina e poi hanno perso l'opsina rabdomerica ed è rimasta solo questa. Noi non lo sappiamo, dobbiamo studiare assolutamente gli altri nativeri per capirlo. E purtroppo in realtà gli nativeri proprio dal punto di vista genetico sono molto poco studiati e soprattutto pochissimo studiato, sono poco studiati i geni per la visione. Io purtroppo non ho potuto estendere infatti la mia analisi a questo gruppo perché c'è poca, non c'è un genoma, ci sono veramente pochissimi dati ed è un vero peccato. E questo poi ci porta anche a un'altra domanda, cioè nell'esplosione cambriana potremmo aver avuto quindi tanti animali che hanno utilizzato differenti cellule fotorecettrici per poi andare a formare i loro occhi in maniera indipendente. E quindi questa cosa potrebbe essere accaduta nello stesso tempo in maniera indipendente, e quindi questo è anche affascinante perché ci fa capire, ok, quando quindi la visione si è evoluta? Questa è una domanda che ci si può porre, per esempio, incrociando tutti questi dati. E questo è semplicemente un esempio di come, diciamo, integrare la paleontologia con la biologia molecolare può aiutarci a porci domande sia dal punto di vista della biologia molecolare, sia dal punto di vista paleontologico. E quindi ovviamente oramai le due discipline si devono praticamente integrare, anche perché io dico sempre che stiamo studiando la stessa cosa, cioè stiamo studiando l'evoluzione degli organismi praticamente. E gli organismi avevano dei geni, adesso hanno dei geni, fortunatamente purtroppo abbiamo perso quelli del passato, però avevano un'anatomia, avevano, diciamo, non possiamo prendere un organismo come se fosse una semplice entità a sé stante, ma dobbiamo considerare sia i suoi antenati, quindi il suo record fossile, sia ovviamente, tutto ciò che si può studiare, quindi dalle molecole alla sua anatomia. E con questo dovrei aver concluso. Ah, ovviamente devo fare i miei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno sostenuto. Ne vengono da diversi centri di ricerca e ovviamente a voi della Società Paleontologica Italiana per avermi invitato e grazie mille. Ok, qui ho concluso. Perfetto, io allora ti ringrazio Giacinto, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, rimanete con noi che dobbiamo fare un piccolo cambio tecnico, ma nel giro di 1 o 2 minuti siamo di ritorno per le domande, una discussione finale di una decina di minuti. Ok.
Spero di essere stato chiaro, forse ho corso e gli argomenti erano un po' troppo. Eccoci di ritorno. Allora, sì, grazie ancora. Sei stato chiaro, anzi, molto interessante. È interessante l'integrazione di tutto, cioè, del tuo percorso che, diciamo, mette insieme dei campi della scienza che devono stare insieme e non sempre non sempre sono messi insieme. Ecco. Una domanda tra quelle che sono arrivate, per esempio, è una curiosità sull'esplosione cambriana, che forse, vabbè, non è qualcosa di cui ti sei occupato direttamente, ma visto che ti sei occupato di queste creature, la domanda è: cosa ne pensi dell'esplosione cambriana? L'esplosione cambriana è vera o... Sì. No, l'esplosione cambriana è qualcosa di assolutamente vero. Ben registrato nel field record fossile. Abbiamo anche proprio, non, cioè abbiamo proprio dei trigger. Ovviamente gli antenati dei molluschi, cioè proprio all'interno, per esempio, solo dello fotocoso, gli antenati dei molluschi, gli antenati di tutti questi gruppi già erano presenti, però l'avvenuta rivoluzione ecologica è qualcosa di, credo, decisamente reale. Abbiamo addirittura, ci sono dei siti che mostrano un sistema di conservazione tafonomica simile a quello dell'Eda Cariano, con specie moderne. Quindi in realtà non è il tipo di conservazione tafonomica che ci va ad influenzare. Quindi penso che sia una cosa estremamente reale. Ci sono stati vari trigger, vari grilletti che l'hanno portato avanti, ovviamente. Primo fra tutti le perturbazioni del sedimento, il fatto che la materia organica disciolta venisse. È stata sequestrata più praticamente dai filtratori dell'Eda Cariano, dai non filtratori, più che filtratori dai consumatori di quel tipo di materia che si nutrivano attraverso praticamente osmosi, Charnia, non so, quel pettine gigante che troviamo, tipico dell'Eda Cariano, no? Per esempio. L'evoluzione della visione è avvenuta in quel periodo, cioè l'evoluzione della visione seria è avvenuta in quel periodo. Noi abbiamo gli occhi esplodono nel cambriano, cioè un sacco di organismi che posseggono occhi, e questo nelle creano non lo vediamo. Quindi probabilmente c'è stato qualcosa di locale da qualche parte anche che ha un po' portato avanti, si era portato avanti rispetto a quella che è la nostra nota esplosione cambriana, però penso che più, cioè penso che sia un fenomeno vero, e quasi tutti lo pensano ormai. Gli esperti proprio di esplosione cambriana. Certo, ho capito, ti ringrazio. Sì, so che forse c'è ancora un po' di dibattito su questa cosa, ma appunto c'era questa curiosità su cosa ne pensassi tu. Invece, allora, vedo che è arrivata un'altra domanda. Allora, ecco, la domanda è: per la tua ricerca, qual è il fossile che vorresti fosse ritrovato? Quindi, quale fossile ti servirebbe? Per quale delle tre? Per i polpi a me servono in realtà per calibrare, mi servono assolutamente dei decapodi, quindi seppi e calamari fossili, anche qualche polpo non farebbe male, perché potrei anche calibrare, per esempio, potrei utilizzare i dati che sto studiando per capire se la specie di Psi fosse, se l'antenato fosse dei polpi, per esempio, vivessi in profondità o meno. Quindi si può anche prendere un dato del genere da un fossile, o comunque se aiutarti ti può aiutare parecchio. Però, per quanto riguarda i decapodiformi, non so se sapete, hanno praticamente un sacco di ammoniaca, credo, all'interno, che non li fa fossilizzare, cioè è veramente raro. Per questo non abbiamo le ammoniti, per esempio, fossili, eccetto, con parti molli, eccetto pochissimi, pochissimi casi, abbiamo praticamente preservato solamente il guscio. Per quanto riguarda la parte dei chetognati, ce l'abbiamo i fossili, sono quei due chetognati lì, quelli sono quello che noi ci aspettavamo di trovare, e fortunatamente lo troviamo.
magari non so, il criptoniato, quello con tipo Capinator, quello con le chete, grosso, quello magari sarebbe carino vederlo anche con un apparato visivo più sviluppato, qualcosa del genere, quello aiuterebbe anche per comprendere e per indirizzarci su determinate questioni. Ho capito, ti ringrazio. Senti, invece un'ultima curiosità l'avrei io, cioè in un certo modo l'hai già detto, ma vorrei magari credo specificassi meglio, ovvero al momento tu stai facendo uno studio che è biologico, quindi sei un biologo evoluzionista al momento del tuo dottorato, ma il tuo passato da paleobiologo, che approccio ti dà? Cioè, pensi che ti dia qualcosa in più anche a livello di modo di approcciarsi alla tua ricerca? Che cosa ti dà rispetto ad altri biologi evoluzionisti con cui penso tu sia a contatto? Allora, un po' da una visione d'insieme, nel senso che allora ci sono varie cose che ti dà. Prima di tutto, essere un paleontologo ti dà una buona, almeno per quanto riguarda quello che ho fatto io, ti aiuta tanto per quanto riguarda la morfologia, l'anatomia, lo studio di queste cose. Quindi già, soprattutto l'anatomia comparata e capire chi si trova dove. Questa è una cosa che biologi evoluzionistici sì, biologi molecolari questa cosa non ce l'hanno molto presente, ogni tanto noto. Poi hai proprio una visione del tempo e dell'evoluzione che è diversa. Cioè, molto spesso si danno, e anche dei concetti evoluzionistici che sono diversi. Cioè, la paleontologia ti dà una forma mentis che poi secondo me è quella corretta, di come funziona l'evoluzione, che non è un processo teorico, ma tu lo puoi proprio vedere. E quindi magari ogni volta che fai una teoria, per esempio una teoria su come un determinato organo si è evoluto, devi andare a testare il record fossile, devi andare a vedere, non puoi semplicemente teorizzare come molto spesso viene fatto, cose simili. Quindi aiuta tanto, aiuta anche a capire proprio il deep time, il tempo profondo, cioè capire come che questi processi non sono processi che in un batter d'occhio avvengono. Questo in realtà è una cosa che poi non ho realizzato con i paleantropologi, no? Il canale che, cioè il, non ricordo come si chiama, vabbè. Il collegamento tra America e Asia. Come viene, vabbè. È stato ghiacciato per 20-30 mila anni. Noi non lo realizziamo, però un antropologo mi fece notare, cioè c'è gente che là ci viveva per generazioni di sopra. Quindi questo gli dà anche proprio la concezione del tempo che molto spesso manca a chi fa questo tipo di studi. Cioè, manca, oppure anche per quanto riguarda i punti di calibrazione, ci sono varie cose che sicuramente aiutano quando si ha una conoscenza paleontologica. Io penso che deve essere, cioè, meno studiata da chi vuole fare biologia evoluzionistica, deve essere fatto. Poi. Certo, sì. No, cioè, mi fa piacere anzi che tu dica qualcosa del genere, perché quello che, per esempio, io personalmente penso, lo pensano anche altri paleontologi, ma detto da una persona che ha un piede in un campo e un piede nell'altro, è sicuramente un punto di vista interessante. Sì, diciamo Allora. che se un biologo molecolare mi chiedesse la cosa opposta, io risponderei. Sono un po' un avvocato di tutte e due, dai. Va bene, allora io non vedo altre domande, quindi direi che allora comincio con ringraziare te per il lavoro che hai fatto, per la presentazione che ci hai portato, per tutto il fritto misto che ci hai portato, che alla fine è stato interessante. Io personalmente ho imparato molto e penso anche chi ci ha seguito.
Poi passo ovviamente a ringraziare la Società Paleontologica Italiana che ci ha ospitato sul suo canale YouTube. Questo webinar sarà disponibile da questa sera come video sul canale, quindi potrà comunque essere recuperato. E comunque ringrazio il Consiglio di Presidente della Società che ci ha sempre supportato con questo programma dei webinar del PAI, del gruppo dei Paleontologists in Progress della Società. Programma che continuerà anche l'anno prossimo, quindi è molto probabile che faremo anche una terza stagione 2023 di questi webinar dei giovani paleontologi. E quindi ringrazio infine chi ci ha seguito e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Salve, grazie.